Ragazzi, l'europeo ci riserva gioie incredibili e stasera l'ha riservata al duo che siede su quella panchina, la panchina dell'Ucraina, Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti andranno a Roma a giocarsi il quarto di finale contro l'Inghilterra. Di Gareth Southgate. Ma come ci va l'Ucraina? A Roma vince 2-1, ma ha bisogno dei tempi supplementari. Va in vantaggio con un tocco di classe di Yarmolenko, trifela per Zinchenko che con tiro mancino forte all'angolo batte Olsen. Non può nulla. Portiere svedese 1-0, ma poi la Svezia prende campo con Dejan Kulusevski, con Emil Forsberg e con Alexander Isak. Proprio i tre tenori svedesi ed è proprio Emil Forsberg a inventarsi un bel gol al 43esimo. 1-1, un bel gol, ma anche fortunato perché Zapparni a deviare il pallone e a permettere il gol con Buchan che non riesce a intervenire. 1-1 nel secondo tempo, palo di Sidorchuk, palo di Forsberg e Forsberg prende anche una traversa. Poi però i ritmi si abbassano fino alla fine, fino al 90esimo, e quindi supplementari. Nei supplementari succede l'imponderabile. Sì, perché Danielson è entrato su Bezzelini. Appena entrato al posto di Yaremchuk al 90esimo, all'inizio del primo tempo supplementare, deve uscire perché l'intervento di Danielson è scomposto sul ginocchio di Vesely. E rosso con il VAR perché probabilmente Orsato non era messo bene, non era posizionato bene. Meno male che c'è la Roma, che con il silent check gli dice: vietala a vedere. Orsato va a vedere ed è rosso. È rosso. Svezia che aveva appena fatto un triplo cambio offensivo, e quindi deve togliere Isak. No, che cacchio ha tolto? Vabbè, per mettere comunque Lander dietro. Si sa, il canovaccio della partita ora è cambiato. L'Ucraina con l'uomo in più attacca. La Svezia può solo che fare il catenaccio. Dobnik. Entrato una favola questo ragazzo, perché non doveva essere neanche dell'europeo. Sheva lo prende all'ultimo. Lo fa salire sul carro e poi lo mette dentro nei tempi supplementari. E Dobnik su un cross. Che cross di Zinchenko, colpo di testa e manda in visibilio tutto lo stadio, tutto Upton Park di Glasgow. Incredibile, incredibile. A Roma sarà Inghilterra, Ucraina. E detto questo, beh, sono contento. Francia, Germania, Svezia, fuori. Una rivincita è andata da italiano, top. E